sento presente. Basta. Allora. Oh. Che c'è? Disturbando. Dobbiamo ma iniziare. È vero. Ma io non lo so. Allora ci si... Vieni. Ma ti pare che uno deve stare sugli alberi? Cosa sei? La una scimmia. Via, scimmia. Macaco. Vieni qui. Allora, oggi siamo qui davanti alla scuola perché sta per aprire. Ma per aprire una scuola di che cosa avrà mai bisogno? Degli studenti. Professori. Bravo lui. Tu no. Guarda, che schifo. No, oh, tu schifo. Beh, veramente servono anche gli studenti. Vabbè, ma gli studenti vedo che ce ne sono già in fila un sacco. Vedete, come vedete, c'è una bambina, un bambino brutto, oh, quello palla, un Martino, io poi c'è... Io pure, oh, sì, andare a scuola, papà. Sì, certo, ci devi andare a scuola. Non è che puoi. Salta la fila. Sì, non passare attraverso le porte. Ma come ha fatto? È un fantasma. Ma c'hai poteri. Siri, no, non toccare le cose. No. Venite. Andiamo. Siri, no, non toccare, che poi il papà deve pagare. Non toccare, non toccare. Ho rubato tutto. Siri, torna qui. Comunque guarda, è troppo indisciplinata. Sì, ma guarda qua. Sì, è molto grande, però non devi toccare niente. Non andare al piano di sopra, porca miseria. Siri! Siri! Che begli armadietti. Sta tornando indietro. Sì, davvero? sì, però devi stare ferma. Dove è finita? Dove è andata? Lì, se io sì. mangio. No, non puoi la toccare. La Coca-Cola. Ecco. E la Craft Cola. No, non devi bere. Ti fa male, vai. Spaghetti cola. Vabbè, ascoltate, ignoriamola, prima o poi la smette. Allora, siamo nella scuola. Oh! Oh, cosa è successo? Sì, ti yo-yo. Vai al piano di... Vai a quel... Insomma, va via. Oh, allora. Vai. Dobbiamo iniziare a preparare la scuola, perché dicevo... Oh, mamma mia, è molto importante. Picchiamolo. Ancora, Siri, ti ammazzo. Siri, ti yo-yo, Va via. Allora, no, mettimi alla spalla, mia figlia. Okay, scusa. Ti yo-yo a te. Non volevo ucciderla. No, cosa le volevi fare? La barba. Comunque... Mi piace la scuola. Sì, è bello, bello. Allora, ma andate in cucina, coltelli, aspettate, tu parla. Allora, dicevo... Sì, vabbè. Questa scuola l'ha costruita per lo più il bravissimo Alex, con l'aiuto negli arredamenti, perché per arredare fai veramente schifo. Grazie. Ecco, della bravissima Anna, giusto, Anna? Sì, ho dato un po' di supporto morale. Bravissimo. Allora, adesso che l'abbiamo costruita, però, prima di far entrare, tu non hai fatto niente come al solito. Uffa, non pagate? No, non hai fatto niente. Sì. Venite. Allora, prima di far entrare gli studenti, che ce ne sono tanti, cioè, non ho mai visto così tanti studenti che volevano entrare a scuola, comunque. È quasi strano. Comunque, non esiste la fila a scuola, infatti. Infatti, però, qui, evidentemente, perché è una scuola molto bella. È cioè, una scuola bellissima. È principesca. Allora, addirittura. Sì, potete entrare. E noi dobbiamo fare una cosa importantissima. Come potete vedere, c'è un'altra fila lì. Vedete? Che c'è uno scienziato pazzo. Chi è? Ah, c'è anche la vecchia. Sì, giustamente. Ma lo sa lei che abbiamo parlato? Vabbè, glielo racconto un altro momento. Settimana scorsa abbiamo conosciuto suo marito, sa? Davvero? Sì, una schifezza. È tornato? A quanto pare. Ma non ci... No, non ci interessa. Mi sa che non le hai dato una buona notizia. Vabbè, non si preoccupi. Allora, poi potete vedere, c'è anche questo corvo della morte e degli altri. Ma non faceva il becchino una volta? Ma non so dire. Comunque, voi tutti, siccome io ho pensato una cosa carina, e se i professori della scuola fossimo noi anche, quindi... Sì, vabbè, io lo so già, veramente. Come lo sei già? Cosa stai dicendo? Sì, cioè, io ho già insegnato nell'altra scuola. Sì. Anna ha delle referenze, cioè, ho capito. Quindi raccomandata. Noi, bravo, raccomandata. Noi invece rimaniamo voi tutti in fila. Io vi chiamo uno alla volta, vi faccio passare avanti, non vi preoccupate. Saltiamo almeno questa fila, almeno. Sì, saltate un po' di fila. Vabbè, non tutta la fila. Ma stai fuori. Secondo. Sì. Allora, noi entriamo, vi chiamiamo. Avete capito? Quando chiamiamo, venite avanti uno alla volta. Ok? Va bene. Mi fa piacere che avete molto capito. Io prenderò appunti. Sì, va bene, mi sembra intelligente. Ok, avanti il primo. Io. Sì, il primo tu. Ah, Stefano, chiuda la porta. Ma che disciplina del cacchio. Ma lei cosa vuole insegnare, scusi? Economia. Bisogna risparmiare. Ma tu sai economia, scusa. Tu sei povero. Sì. No, guarda, ho i soldi, economia. Ma li butti per terra. Scusa, grazie. Il riciclo è importante, poi. Ho capito. Cioè, lo vedi questo pane? L'ho preso dal tuo secchio. Ho capito. Allora, fare economia. Ma credo che queste non siano il genere di cose da insegnare, comunque. Cioè, il fatto che devi mangiare il riciclo, il risparmio. Vabbè, allora, guarda, stai facendo un po' schifo, però ti voglio dare una mano. Effettivamente, tu hai vissuto tutta la vita da bimbo povero, no? Quindi sai
Ora sono tutto povero. Bravo, però sai organizzare. Oh, ti io alla morte. Tu, che succede? Bravissimo, fuori, fuori. Scusa. Allora, sto dicendo, tu sai organizzare i tuoi soldi, giusto? Sai gestire i tuoi risparmi, giusto? Sì, per questo sono povero. No, questo non è... In teoria non è così che funziona, ma va bene. Allora, ti sto dando una possibilità, per favore, una possibilità. Ok. Allora, sì, li so gestire. Lei sai gestire. L'unico che avevo. Sì, ti ridò l'unico che ha, poverino, va bene. Quindi tu sapresti insegnare come risparmiare, come diventare in futuro non poveri come te. Se esatto, non altro dai l'esempio, giusto? Esatto, come giocare in borsa. Va bene, ma che giocare in borsa, ma te lasciamo perdere che tu, è meglio, al massimo tu puoi scippare le vecchiette per giocare in borsa e spero che tu non lo faccia. Comunque comunque la prima lezione che fai deve essere come spieghi come non diventare come te, va bene? Va bene. Ok, benissimo. Allora approvato, insegnante. Approvato? No, non devi firmare da nessuna parte, vai fuori dalle scatole, vai via. Ciao. Oh, avanti il prossimo. Devi dire nomi però. Ma il prossimo. Ok, arrivo io. E basta giocare con la porta. Cosa sei, professore di arredamenti? No, ciao, devo arredare un attimo. Hey. Allora, devo mettere cosa il mio materiale. Facendo? Il materiale. Allora, sì, questo qui. Okay. Ok. Io mi candido per due lavori. Non puoi fare due lavori, devi scegliere come uno. Come no? Uno. Allora, primo insegnante di musica, perché ho imparato a suonare questo. Fai sentire. No, non posso adesso. Non faccio vedere. Scusa. Ok, capace, che discorsi. Vai. Ok, no, infatti, no, non posso. No, come non puoi? A parte c'è qualcuno. Ho anche un'altra laurea io. No, io voglio. A parte non hai nessuna laurea. E no, secondo. No, sì che ce l'ho. Voglio sentire un accenno di melodia. Okay, forza. Hai visto? Questo è l'inizio di una melodia. La canzone del in and dell'out. Sì. Soprattutto dell'out. Comunque. Questa qui è poi anche silenzio da lì fuori. Vorrei sentire la seconda proposta, francamente. Sì, seconda proposta. Di zoologia. Zoologia. Ho tanti animali, uno nella cassa. Ho questo qui. Ah, è un topo catorgio. Aspetta, che ma quello non è il cugino di Giorgio. Sì. L'ho preso in prestito. Ascolta, guarda. Non male, però il topo lo puoi togliere. Cioè, puoi fare qualcosa. Certo. No, no, lascialo stare lì. Va bene anche così, ok. Allora, zoologia magari no. Cioè, come no? Non lo so, secondo me. Ho tantissimi animali. No, facciamo musica, è meglio. Guarda, io direi che forse è meglio zoologia. Anche una mucca ancora non è morta. Vabbè, no. Almeno quella funziona. E invece è morta. Come è morta? Qualcuno me l'ha uccisa. Vabbè, poi è tornata però. Senti, teniamoci musica per adesso. Poi casomai cambi metà anno. Prendo il mio strumento, ciao. Sì, ciao. Prendi anche la cassa magari, scusa. È vero, anche questa. È tua, portatela via. Intanto, avanti il prossimo. Ok. Buonasera. Salve. Allora, tu c'è un topo lì comunque, non so se ti dà fastidio. Lo cuciniamo, perché io mi candido per professore di cucina. Puoi cucinare un topo? Te cucina tutto nella vita. Come? Che schifo. Vabbè, solo quello sai fare, cucina e basta. Cucino, mangio, bevo. Soprattutto la seconda e anche la terza. Ubriacone, va bene. Cosa succede qua? Ha uscito una bottiglia di vino. Vabbè, ascolta. Va bene. Dammi prova che sei bravo a cucinare. Fammi vedere. Guarda, assaggia la carne, assaggia il biscotto, assaggia il sugo. Allora, il biscotto te lo mangi te. E anche il resto. Ti credo sulla parola, vai bene, ok? Vai bene. Venga, signori, la carne. Va via! Grazie. Avanti il prossimo. È l'ultimo, mi sa che abbiamo finito. Tranto. Poi ci sarei anch'io, però vabbè. Scusa, come ti sei vestita? Salve. Scusami. Allora, aspetta. Per cosa vedi queste pose? Aspetta. Per cosa ti candidi, però? Voglio diventare l'insegnante di moda. Ok, vabbè. Ho il posto, lo so già. Vogliamo vedere in cosa sei capace. Cioè, vedi insomma questi abbinamenti? Però è un po' largo il vestito, Esatto. No. Vabbè, scusa, però è vero. Vabbè, quindi cosa insegnerai ai ragazzini? Come vestirsi, come può fare le camicie. Ma quindi un sarto. Ma non urlare, ti sciotto. Non possono guardarmi. Ma infatti sono delle persone che hanno lo stile, porca miseria, delle cozze messe nella pasta asciutta. Che c'è? Che è successo? Chi è che sta martellando i pulsanti, Anna? Io sto segnando le varie proposte. Stefano, qui. Proposta economica, ma è povero, chiede soldi agli studenti, scippa le vecchiette. Ha provato? È perfetto. E tu hai detto che ha provato. Cico Tobi, proposta musica, zoologia, porta topi infetti e non sa suonare strumenti musicali. Approvato provvisorio. Musica.
Alex Nauz. Proposta cucina: si cucina tutto nella vita, mangia e beve, assaggia la carne e il biscotto. Approvato, cucina. Streccato, proposta moda. Sì, magari se non fai tutto quel rumore a scrivere. Scusami, scusami, accidenti. Vabbè, comunque vai bene anche tu, ok? Però togliti quella roba da addosso, va bene? Perché, insomma, ti preferisco. È un po' scandalosa. Sì. Ti preferisco natura. Vado via. Vabbè, la coroncina la puoi tenere, ma ti va sugli occhi, però, eh. Vabbè, va bene lo stesso. Hai scritto tu? Sì. Oh, fa vedere. Ultima parte. Proposta moda: li vede gli abbinamenti. Si sa vestire lo stile delle cozze. Ma te fai cagare comunque come. Senti. Come scrivana, eh. Vabbè, anche io mi propongo. Ok, comunque. Ok, aspetta, che segno. Noi giudici, noi va giudici. Va bene, entrate. Noi okay, dentro. Aspetta, io ho visto una cosa brutta. Silenzio. Cico si è seduto in grembo ad Alex. Vai. A quanto pare non è l'unico. Oh, ma allora la dovete finire di tirare questi acuti incredibili. Perché mi state sfondando le orecchie. Yo, vi yo incredibilmente. No. Allora, cominciamo. Lo yo-yo mio, ridare. Non ce l'ho io. Lo yo-yo. Te lo do io il ten, lo yo-yo, ti puccio. Allora, tu siedi per terra. Così, mi accomodo. Va bene, allora. Per cosa si candida? No, perché, cioè, mi avete fatto proprio infastidire. Allora, c'è una sedia vuota! Cinco! Mettiti nella sedia! Ah, ok, vado io allora. No, vabbè, basta. No, vai! Silenzio! Una sedia. Siete morti? Dallo svelare. Mi sa che ho capito per cosa si candida. Porca miseria. Allora, mi candido per menare la gente, no? Approvato. Grazie. Mi candido per preside. Sarò molto severo e yoyoerò tutti quelli che si comportano male, ma anche talvolta quelli che si comportano bene. Farò proprio il cattivo quando serve, ma sarò anche una spalla di conforto quando qualcuno degli studenti avrà un problema. Per esempio, bimbo povero adulto, vieni qui e illustrami un problema, io ti farò vedere come sono di supporto. Vai. Ok, il mio problema è... Sono povero. Non me ne frega nulla. Bene. Sei morto. Mi sento già meglio. Non puoi parlare da morto. Com'è possibile? Sono un fantasma. Ancora. Continua un altro po'. Ma voi due da dove siete ritornati? Con la supercar. La supercar. Te prova a urlarmi di nuovo nelle orecchie e vedi che lo yo-yo entra dalla bocca. No, ma esce da un'altra parte. È brutta quella, certo. Ma vuoi risalire sul palco per cortesia? Sì, allora, stavamo dicendo. Quindi sarò una spalla su cui piangere per gli studenti che hanno un problema. Ma probabilmente anche sarai la spalla che farà piangere. Ma però comunque non abbiamo altra scelta, quindi approvato. Togliti quel vestito brutto, tu, togli. No! Chi sei per giudicarmi? Sono il preside. Tocca a me, aspetta. Non ti hanno ancora preso. No, mi hanno preso perché mi prendo da solo. La prossima. Prego, avanti. Salve. Avanti. Buongiorno. Lei cosa si candida? Ma va, non ce ne eravamo accorti. Cosa si candida? Cico, sta zitto. Cosa? Il vino di Alex. Insegnante di materie generiche. Ma che cacchio stai dicendo? Perché assessi tipo italiano, matematica, storia, geografia. Una ne puoi insegnare. Italiano. Bene. Vabbè, dimostra dicendo una poesia. La nebbia e gli stivali. Ma via. Comunque. Senti, presa. Ho più esperienza di voi. Ho detto qui presa. Ho detto presa. Presa. Bene. Fammi vedere se per caso qualcuno ha scritto qualche zozzeria qua. Lion, proposta preside, vuole lo yo-yo. Mena la gente severa. Yo-yo a tutti belli e brutti. Spalla di conforto di problemi di bimbo povero adulto e lo uccide. Approvato. Meno male. Via. Scusa. Che vuole anche tu. Stavo leggendo. Volevi disegnare qualche cosa zozza nel registro? L'ho già fatto. L'ho già fatto. Non è vero, non c'è niente. È a fondo pagina, capito? E quanto fondo pagina? No, stavo scherzando, non l'ho fatto. Brutto schifoso. Via. Pure bugiardo. Che schifo di. Io lo candiderei come bidello, ma va bene. Ma infatti, anche quello. Puoi fare solo una cosa. Togli sto topo. Non si può togliere il topo. Lascialo lì, no? Fuori tutti! Fuori! Oh, via. Troppo irrequieti, non potete fare i professori se siete così irrequieti. Allora, mi dispiace voi altri, le selezioni sono avvenute.
Purtroppo i posti sono già stati presi, rimangono alcuni posti, però siccome noi ci abbiamo da fare, mi dispiace ancora di più, però le prossime selezioni avverranno domani. Quindi mi raccomando, non mancate tutti quanti. Le lamentele si rivolgono all'insegnante di musica, che è questo scemo. Che de musica? Quindi se volete prendervela con qualcuno, c'è lui proprio apposta. E per ora arrivederci, grazie di aver partecipato a queste selezioni. La vostra partecipazione è stata determinante per il vaffanculo. Andiamo. Esci anche tu, ma non sai neanche usare le porte. Mi hanno chiuso la porta. Ma come è possibile? Adesso ti yoyo. Ti yoyo tutti. Allora. No, oh. Perché tutti? Perché sì. Sì, vi yoyo. Guarda, quello ha preso un veicolo. Lo yoyo l'ha preso anche Anna. Lo prendo anch'io. Ti yoyo anche a te, allora. Guarda. Prendolo il veicolo. Vieni, Ste, andiamo. No, che fa? Che a quanto vabbè, stavo ancora? Ah, sei vivo ancora? Strano. Vieni qua, vieni. Ti yoyo, non ti preoccupare che ce n'è un po' per tutti, brutti ignoranti. Vabbè, adesso almeno sono da solo. Si può godersi un po' di tranquillità perché quello urla. Chiama al telefono. Pronto? È l'ospedale? Pronto? Pronto. Siete pronto? Tutti lì, giustamente. Pronto? Ascoltateci. Maledetto! Sì, quante storie. Ve lo meritate. L'hai presa, Siri? No. L'avevo legata in cucina. Legata in cucina? Sì, saltava sui fornelli. Oh mio Dio, speriamo non l'hai legata sui fornelli. Vabbè, chiudo il telefono, credo. Tanto siete qui. Pronto? Siamo qui in collegamento diretto? Io. Sì. Eccomi. Allora, venite qui però un po' più tranquilli, perché mi avete fatto venire una testa tanta. Tutti qui, fermi e zitti. Allora, abbiamo fatto una cosa intelligente, siamo stati bravi. Ora, il problema è: alcuni di noi hanno dei figli. Voi li iscriverete alla scuola? Se posso iscrivere la mucca? Certo. No, la mucca non può venire. E niente. Però io sì, cioè, guarda, è una scuola, no? Anna, che dici? Noi li abbiamo già iscritti. Infatti, loro vanno a scuola, è una bellissima io scuola. No, poi, come si fa? Devi firmare un modulo. Andare dal preside. 500 euro mi devi cosa? Dare. Cosa? La raffa. Dopo. Questi sono 100, però. Sono 100, ridammeli. Sì. Ma è povero. Sì, dovete pagare. Vabbè, la potremmo rata. Potremmo attingere al programma. Sì, meno povero anche tu. Che cosa vuol dire? Che programma che è? Che permette ai poveri di andare a scuola. Gli devo dare io i soldi praticamente. Attingo. Ma io non ne ho più di soldi. No, non devi dargli i soldi. Può venire a scuola senza pagare. Mi piace. Usa le cose usate degli usati. Non mi piace questa cosa. Perché la scuola è nostra. Ci rimettiamo noi. Vabbè, tanto è uno solo, no? Vabbè, però farei le pulizie nel tempo libero. Uffa, vabbè. Mi dispiace, è la legge. Ora, abbiamo fatto questa cosa. C'è un altro problema che Anna non sa. Cioè? Vieni. Venite tutti, però. Mantenete un basso profilo. Oh, perché dentro casa? Zitto, un basso profilo. No, perché silenzio! Non fanno vedere. Non fanno vedere. Io di nuovo, silenzio. Allora, un basso profilo, mantenete il basso profilo. Un basso che profilo. Succede? C'è basso. Una cosa. Allora, qui, vedi? Qua sotto. Non giudicare, però guarda e zitta. Non dire niente. Vedi? Hai visto? Anna? Se respiri e basta, non è che lo sentiamo. Hai ragione, ma sai, ho il pollo su. Ciao. No! Non voglio sapere niente. Perché gliel'hai fatto vedere? È perché deve sapere, scusa, è importante. No, sì. È un segreto mio. Ma lei lo deve sapere, ma cosa le facciamo? È sparito il signor Ender e lei non lo sa. Senti, ho già abbastanza cadaveri sotto le patate io. Dai, zitta, mamma mia, prima che ti yoyi di nuovo, porca miseria. Che oggi c'ho una yoyite, guarda che me ne basta la metà. Secondo me, questo problema... Vieni qui, dov'è il responsabile? Vieni qua. È là. Sono qui io, Allora, questo problema prima o poi verrà a galla. No, non viene a galla. Viene a galla. Come è successo? Lo ha buttato in acqua, l'ha ucciso. Gli ho dato un biscotto d'acqua. Non è vero. Hai fatto bene. Però hai fatto bene, ma prima o poi verrà a galla, ci verranno a fare delle domande. Nascondiamolo. No, qualcuno lo verrà a cercare. Secondo me dobbiamo risolvere la cosa in un modo più intelligente. Dobbiamo fare... Magari togliere la tomba così nessuno lo vede. No, questa è un'idea del cacchio. È un pesce rosso, no? Prima o poi qualcuno lo andrà a cercare, sto signor Ender. No, avrà avuto una famiglia, degli amici. Oh. Francamente non penso. Ti yoyo. Okay. Ok. Allora, siccome avrà una famiglia e degli amici che lo verranno a cercare, dobbiamo andare. Ammazzare anche loro. Oh, hai rotto le scatole. No, ti prego. Niente. Oh. Allora, almeno uno ha capito che da morta non può parlare. Comunque,
dobbiamo andare a creare un diversivo per giustificare il fatto che il signor Ender è sparito. Per esempio, potremmo fare una finta lettera dove lui dice che si è stancato di questa vita e se ne va alle Bahamas, no? Oppure, ricco, sì, sì. Oppure un'altra cosa, potremmo fare che usiamo una specie di finto Enderman, no? Per far finta che lui cada da un palazzo altissimo. Un travestimento. Sì, e glielo facciamo mettere ad Alex. Così lui, perché travestito da Enderman, travestito da Enderman, si mette sopra un grattacielo. Poi noi lo facciamo cadere. Lui cade, muore, la gente lo vede. E tutti diranno: ah, che peccato! Il signor Ender è morto, caduto da un palazzo. E nessuno lo verrà più a cercare, no? È giusto? Ottima idea, questa. No, mi piace. Mi allora piace faremo anche a me. Ma sei tornata? Ah, eh sì. Bentornata. Quindi è tutto chiaro, Alex? È chiaro. Beh, ti sta bene? Sei felice. No, però devo tanto essere. Tanto non importa. Esatto. Quindi, allora, dobbiamo trovarti il travestimento da Enderman, ok? Devi essere bello alto. Lo so io dove andare. C'è la gattara che c'è il negozio di costumi. Va bene. Ti ricordi? E poi ti devi mettere a dieta perché gli Enderman sono smilzi e alti. Quindi tu sei grasso. Sì. Capito? Vabbè, basta mettere un paio di trampoli e via. No, non basta mettere un paio di trampoli e via perché. Vabbè, hai capito? Quindi da oggi in avanti soltanto carne senza condimento. Tipo no, quella. La carne va bene, puoi mangiarla. E tieni questo sushi vegano. No. Che schifo. Vabbè, sì, devi mangiare il sushi vegano. Solo il sushi vegano. Butta la carne. No, quello butta lo devi. Butta la carne, butta. Devi prendere il sushi vegano. Non mangiare direttamente. Bravo, mangiati il sushi vegano. Mangia il sushi vegano. No, non posso mangiare. Allora vai a fare corsa, così dimagrisci anche di più. Andiamo.